In data odierna abbiamo avuto il piacere di fare una riunione con la professoressa Albina Colella dell'Università degli Studi della Basilicata, una ben nota geologa che si interessa delle problematiche petrolifere. E con la professoressa Colella abbiamo, anche con il gruppo Rousseau, abbiamo svolto, elaborato e presentato delle osservazioni al Ministero dell'Ambiente per impedire le perforazioni sia nel Vallo di Diano, la richiesta di permesso Monte Cavallo, sia nella Val d'Agri, le richieste di permesso Pignola e la Cerasa. Quindi noi ringraziamo la professoressa Colella per tutte le cose scientifiche che ci ha detto, per il supporto tecnico-scientifico e per la sua passione che mette nella sua attività non solo di docente universitario ma anche di cittadina italiana, in questo caso di cittadina dell'intero sud e non solo, anche del nord, per le problematiche petrolifere. Nel gruppo Giorgia una novità, un incarico a Roma nella Giunta Raggi, un vostro attivista. Sì, siamo contenti che Federico Sabetta, dopo una selezione, è stato scelto come componente del gruppo che supporterà l'amministrazione Raggi da un punto di vista economico-finanziario. Io voglio ringraziare Federico per la sua serietà, per la sua passione, per la sua competenza professionale e anche per la sua sensibilità per le problematiche civiche che noi costantemente affrontiamo. Per quanto riguarda sempre le problematiche collegate all'ambiente e ai rifiuti, noi abbiamo chiesto in questi giorni alla Regione Campania di conoscere il provvedimento del Ministero dell'Ambiente che avrebbe revocato il precedente provvedimento di bocciatura del piano regionale dei rifiuti, ma né sul sito del Ministero dell'Ambiente né sul sito regionale risulta questo provvedimento di revoca. È il solito modo propagandistico della gestione dell'Uchiana, non solo a livello comunale di Salerno ma anche a livello campano. Il dato grave a riguardo è che tutti i cittadini campani devono sapere che, a seguito delle infrazioni in materia di rifiuti della Regione Campania, lo Stato italiano è stato condannato ad una penale molto rilevante di milioni e milioni di euro e noi continuiamo a pagare come Regione Campania, perché il governo Renzi ci ha fatto quest'altro regalo demandando alla Regione Campania di pagare la penalità, paghiamo circa 120.000 euro al giorno per le infrazioni in materia di gestione dei rifiuti. Quindi tutta la propaganda deluchiana sulla nuova gestione, sulla bontà del suo piano, è solo, come dicevo, propaganda politica. Di oggi la condanna del membro del suo staff, ex dirigente del suo staff, Mastussi, alla condanna definitiva con rito abbreviato. Noi abbiamo il pregio, noi persone serie, professionisti seri, attivisti seri, di dire sempre la verità. Io lo sto dicendo in tutte le sedi, la questione Severino non è conclusa affatto per De Luca. E questo l'abbiamo detto una decina di giorni fa, quando c'è stata l'udienza al Tribunale Civile di Napoli, a seguito della nostra vittoria come attivisti del Movimento 5 Stelle regionale, con la sentenza che ha dichiarato totalmente infondato il ricorso di De Luca, e quindi la questione è ritornata in Tribunale Civile di Napoli. Il Tribunale Civile di Napoli, come ben conoscete, ha disposto un rinvio al prossimo 30 marzo. Ebbene, questa circostanza della condanna
di oggi di Mastursi, il suo braccio destro a livello politico appunto di De Luca. Non solo, il rinvio a giudizio del giudice Anna Scognamiglio, non solo, la questione del procedimento a carico di De Luca, è bene che si sappia, contrariamente a quanto si dice e quanto si propaganda, non è affatto conclusa, nemmeno a livello penale, perché risulta a noi che le carte sono ancora presso il giudice delle indagini preliminari, quindi non è affatto chiusa né da un punto di vista penale né da un punto di vista civile. Come professionista sono estremamente indignato, perché dopo sacrifici che si fanno giorno e notte per la nostra bellissima attività professionale di difesa dei diritti dell'uomo, di difesa dei diritti così come sono consacrati nella nostra Carta Costituzionale, ebbene è chiaro che un avvocato che seriamente svolge il proprio lavoro è indignato perché dopo 6 ore di discussione dinanzi a un giudice, che appunto il giudice relatore Anna Scognamiglio, si viene a sapere che questo giudice è sotto processo penale perché non avrebbe fatto fedelmente il proprio dovere, o perlomeno avrebbe cercato di aiutare, di agevolare il governatore. Ma ancora più grave e ancora più indignato sono come cittadino, perché non è possibile credere che il braccio destro del governatore si becchi una condanna e senza che il governatore non sappia nulla di questa vicenda. Cioè, veramente queste cose le si possono raccontare a dei bambini, ma non certamente ai campani, al popolo italiano. Quindi io vi chiedo a tutti i cittadini di acquistare forza, di acquistare consapevolezza e di mandare a casa i soggetti, i politici che non rispettano la legalità. Da ultimo, l'ultima chicca salernitana, abbiamo appreso stamane che il Comune di Salerno non si costituisce parte civile nel processo penale a carico di De Luca e altri amministratori comunali, dirigenti comunali, amministratori regionali, gli ex assessori comunali del Comune di Salerno che oggi siedono negli scranni della regione, del Consiglio regionale della Campania. Non si costituisce perché il Comune ha deciso di non costituirsi, perché prevede un solo monitoraggio del procedimento. Ma questa è una cosa di una gravità inaudita. Solo se si pensa che nella giunta comunale siede il figlio del governatore. Io dicevo in un post su Facebook, il figlio tenta di difendere il padre. Allora, su questo chiedo a tutte le associazioni, a tutti i cittadini salernitani di far sentire la loro voce, la vostra voce, anche in sede di processo penale che si terrà il 13 marzo. Noi stiamo valutando come attivisti un'eventuale costituzione di parte civile per far pagare i danni che stanno causando alla nostra città, non solo da un punto di vista ambientale ma anche erariale, questi amministratori che non hanno il diritto di sedere e di rappresentare noi cittadini.